ragazze, allora oggi voglio fare un video che mi è stato ispirato da diversi commenti, perché nell'arco degli ultimi mesi più di una volta mi è stato chiesto da varie ragazze: ma secondo te che differenza c'è tra la Elegantissimi di Neve Cosmetics e la palette di Paola P, l'Africa? O meglio, cioè, se ho quella mi conviene prendere quell'altra, insomma tutta una serie di commenti ai quali sinceramente avevo pensato quasi quasi rispondi in video, perché nei commenti è un po' difficile da valutare. Facciamo un passo indietro, diciamo che tutto ha avuto origine dalla Naked, dalla prima palette diciamo nuda che è uscita, che è di nuda, come è stato più volte detto in giro, ha ben poco, perché essendo una palette per lo più shimmer, adesso io non l'ho presa, ma onestamente non l'ho presa apposta, perché anche perché tempo fa mi lascerò il link, è un video vecchissimo, penso di averlo fatto forse addirittura con la webcam del computer, quindi è un video veramente vecchio. Feci un video proprio in cui mi pare intitolato nude a confronto, quasi quasi metto come dito nude a confronto 2, così insomma giochiamo coi titoli come fa qualcuno, scherzo. È appunto che di nuda ben poco, perché è una palette che ha molti colori shimmer e se penso all'uso che faccio oggi io di una palette di colori nude o in generale di colori nude, quella Naked è proprio l'ultima che io prendo in considerazione. Io ho la Naked 1 che ho depottato totalmente, ho avuto la Naked 2 però l'ho venduta perché onestamente non la utilizzavo molto, mi sono resa conto che i colori c'erano un po' dei colori che mi piacevano tantissimo, però fondamentalmente insomma non vale la pena onestamente tenerla, anche perché ho nel tempo cercato di eliminare tutte le cose che uso poco. Infatti tutto quello che adesso voi mi vedete, soprattutto per quanto riguarda ombretti, che è la cosa che mi premeva più, scusate, email, mi premeva proprio di più liberarmi il più possibile, tutto quello che mi vedete è super utilizzato, quindi spesso e volentieri si vedono anche dei bei buchini nei miei ombretti. Quindi di quella mi sono liberata, quindi non la prendo neanche in considerazione. Ho avuto anche la momento ruttino, come dice Bonetti, sono in piena fase digestiva. Ho avuto la O Naturelle di Slick, anche quella l'ho venduta perché in realtà non lo so, c'era quella palette era molto, è molto bella, è molto particolare, ha dei colori anche particolari. Però non lo so, non so spiegarvi il perché, non c'era qualcosa che non mi portava verso di lei. È una cosa che poi questa si capisce magari nel lungo periodo, no? Perché avendo anche altre palette, secondo me c'è qualcosa che vi spinge verso determinati ombretti piuttosto che non si può dire, rispetto ad altri, ecco. A oggi posso dire con soddisfazione che le più utilizzate sono la palette Africa di Paola P e la Elegantissimi di Neve Cosmetics. Dico subito che secondo me se amate questi tipi di colori averle entrambe non è un danno, perché adesso vi faccio vedere che per quanto siano tutte sfumature dello stesso marroncino, secondo me queste palette sono perfettamente complementari. Infatti io devo dire le utilizzo entrambe. Forse utilizzo un pelino di più l'Africa, ma per un semplice motivo, perché sulla mia carnagione col tempo mi sono resa conto che in particolare un colore che è anche quello più scavato si adatta meglio per l'uso che cerco io, nel senso vi faccio vedere, cioè per esempio Safari, che è quello che vedete con il buco, adesso poi vi faccio gli swatch, non vi preoccupate. Quello che vedete col buco è il mio colore ideale, preciso e perfetto per sfumare gli ombretti in questa zona qua. In realtà uso anche Brulee di MAC, che ho nella palettina MAC appunto, però quello per esempio è più chiaro di questo, non l'ho preso adesso, mannaggia, ora lo vado a prendere. Quello è un po' più chiaro, comunque quello è proprio, a parte che scrive poco in ogni caso, quindi diciamo che a parità di ombretto questo, con questo faccio prima, perché quello devo prendere un bel po' e perderci più tempo, quindi è la mia preferenza, ricade sempre comunque su questo ombretto qua. Per il resto secondo me sono perfettamente complementari. Allora, tanto per cominciare, reperibilità, per lo più entrambi sono reperibili online, quindi dai rispettivi siti che poi vi lascerò nell'info box.
quello di Neve Cosmetics e quello di Paula P, nei rispettivi siti trovate anche eventuali rivenditori, perché Neve Cosmetics ormai ha molti rivenditori e idem per Paula P. È scritto nell'info box, comunque lo ripeto, la palette di Paula P mi è stata omaggiata dall'azienda in quanto blogger ufficiale. Questi, allora, prima considerazione, per quanto riguarda questa palette, l'Elegantissimi, per quanto mi riguarda, non c'è un illuminante opaco, quindi per l'arcata sopraccigliare, o meglio, ci sarebbe il bianco che è Coco, o Coco, ma io il bianco come, a parte che l'ho usato mai il sombretto praticamente, perché il bianco non lo uso quasi veramente mai, ma illuminante bianco, proprio bianco bianco gesso, io non lo userei. È abbastanza scrivente, però in realtà di questo veramente non vi so parlare, perché il bianco io non lo uso mai, non mi piace come colore. Boh, sulla mia carnagione non trovo utilità del bianco. Quindi illuminante opaco non c'è, però c'è l'illuminante shimmer, che tra l'altro è anche bellissimo, che si chiama Etoile, che credo, se non il mio preferito, sì, forse è il mio preferito della palette Elegantissimi. Un illuminante shimmer, che poi è più che shimmer, è satinato, che è questo qua, e questo mi piace tantissimo. È shimmer, però è abbastanza discreto. È chiaro che su un trucco così io questo magari per la sera sì, lo metterei, però per tutti i giorni, per la mattina, come illuminante sotto l'arcata, questo non lo utilizzerei, non lo utilizzerei tanto. Mentre in questa palette qua, cioè nella palette Africa, c'è l'illuminante opaco. Non c'è l'illuminante shimmer, perché la palette d'Africa è, sono 8 ombretti su 9, sono opachi, però in dubbio, infatti c'è anche un bel buco, si chiama Sahara, scusate, c'è un bel illuminante opaco, questo qua, sono tutti scriventissimi e tutti setosissimi quelli dell'Africa, quindi ve lo metto vicino qua, eccolo qua, questo è Sahara. Ebbene, così vedete, sono esattamente in mezzo. Quindi cominciamo da questo punto di vista, appunto, come vi ho già detto, sono complementari. Quindi io diciamo che prendo l'uno o l'altra a seconda dell'esigenza del momento, ecco. Poi, che altro vi posso dire? Ah, nell'Elegantissimi c'è questo centrale che è Butterfly, questo qua, che è una specie di peschino chiaro 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 chiaro. Questo qua a me piace tantissimo, da mettere, da spolverare su tutta la palpebra quando, dopo aver messo il primer magari, e mi uniforma bene la palpebra. Ah, mi era finito lo spazio nella scheda, me ne sono accorta dopo. Allora, dicevo che ero arrivata a Butterfly, mi pare, sì, dicevo che c'è questo Butterfly, che è un peschino molto chiaro, che a me piace da mettere su tutta la palpebra, per uniformare la palpebra dopo aver messo il primer. Però sulla mia carnagione diventa quasi color carne. Ripeto che qua ne ho messo un bel po', però poi sfumato si uniforma alla mia carnagione, quindi è un colore che io considero quasi color carne, ecco. Però mi piace perché non è quel rosa carne magari spento, dà un bel colorito, ecco. Poi c'è questo qua che è praticamente intonso, che è bonbon. È veramente intonso, non l'ho mai usato questo qua, perché non lo so, in effetti è carino, non lo so perché non l'ho mai usato. E comunque, per quanto riguarda questi due colori, ecco, sulla pelle già si vede che ha più pescato dentro. Per quanto riguarda questo genere di colori, non c'è un corrispondente nella palette Africa, assolutamente non c'è, proprio assolutamente, veramente non c'è. Però, come dicevo, c'è questo qua che è Safari, che in assoluto è il mio preferito per sfumare gli ombretti nella palpebra fissa, questo qua. In realtà non ve lo so spiegare il perché, nel senso, è una cosa di cui mi sono resa conto utilizzandolo, che era quello che mi permetteva le migliori sfumature nella palpebra fissa e che mi aiuta a gestire un colore acceso, magari come il trucco che ho fatto oggi, quindi riesco a sfumare i bordi e sistemarlo. Poi c'è uno che all'apparenza potrebbe somigliare a Safari, che è Smoky, no, Noisette, ma adesso vi faccio vedere che non c'entra nulla,
Perché se voi li guardate qua, questo è Safari e questo è Noisette. Io vi faccio vedere gli swatch che non c'entrano una ceppa. Questo è Safari. Perché appena lo andate a swatchare, cioè, stiamo parlando di differenze proprio sottilissime, però si vede la differenza. Questo è Noisette, questo è Safari. Quindi me li metto accanto qua. Ripeto, sono differenze sottilissime, però sono diversi, sono due colori diversi, insomma, quindi si vede. Poi proseguiamo. Oltretutto, non ho detto, 8 su 9 della Paula P sono matte. Il casino che c'è per strada. Mentre per quanto riguarda la Elegantissimi, ce ne sono i matte ci sono, ma ce ne sono 2 o 3 che sono satinati. Adesso faccio vedere quali sono. Comunque, fondamentalmente non c'entrano niente gli uni con gli altri. Gli altri due che possono sembrare simili sono questo qua, allora, Jungle della Paula P, e questo qua che è Smoking. Adesso vi faccio vedere accanto. Questo è Smoking. Poi vi dico anche una cosa per quanto riguarda gli ombretti Elegantissimi, una cosa che non mi piace che ha fatto l'altra. Allora, anche qua differenza è minima, però sono diversi. Allora, il Smoking è più grigio, mentre Jungle ha più marrone. Qua è visibile la cosa. Quindi, gli swatch. Eccolo qua. Anche qua si vede la differenza. Poi niente, allora, poi gli altri sono completamente diversi, perché c'è nell'Elegantissimi c'è il nero che non c'è nella Africa, non c'è il nero, c'è questo tribù che è molto scuro, è quasi un nero, però aspettate che non ho preso troppo, perché basta, mi scordo sempre che appoggiando il dito vi alza un sacco di prodotto. Allora, questo è tribù, il nero è nero, insomma, c'è bisogno che ve lo dica. Diciamo che per certi versi a volte questo lo preferisco, e forse così si nota di più la differenza, perché è più particolare, non che sia più facile da usare, perché essendo molto pigmentata è pur sempre un colore scuro, quindi da usare con cautela. E non ho fatto lo swatch, però avevo la mano piena. Vabbè, mi perdonerete, ma se no mi faccio un casino. Tanto dell'Africa poi vi lascio anche l'articolo del blog che avevo fatto tempo fa con tutti gli swatch nel dettaglio, che si vedono benissimo i colori. Poi nell'Africa c'è questo rosa, il miraggio, questo rosa bellissimo, che è bellissimo come blush, oltre che come ombretto, e non c'è un corrispondente nella Elegantissimi. E tra l'altro questo miraggio somiglia tantissimo a un blush di Make Up For Ever che ho. Allora, è questo qua, che è tipo un malva, chiaramente essendo un ombretto è molto pigmentato, quindi bisogna andarci, mi sto smicchiando lo smalto, bisogna andarci molto cauti, però l'effetto mi piace tantissimo. Poi c'è Fata Morgana, che è un borgogna, che non c'è nella Elegantissimi, nella maniera più assoluta. Nell'Elegantissimi c'è un marrone scurissimo, opaco, quello là, questo qua, tra l'altro molto bello, che non c'è nell'Africa. Poi c'è quest'altra gradazione di marroncino che è Savana, che non c'è nella Elegantissimi, questo qua, che questo è un bellissimo marrone da piega, per chi fa, allora ve lo faccio qua perché se no non ve lo posso fare vedere, anche se qua non rende molto, è proprio un bel marrone da piega, abbastanza caldo. Sì, no, non è anche troppo caldo, insomma, in videocamera rende caldo, dal vivo è un po' più freddo di come appare qua. Mentre gli altri marroncini della Elegantissimi sono questo qua e questo qua, tra l'altro molto simili, e sinceramente sono, non mi piacciono, infatti non li uso mai, e sono Peluche e Croissant, sono questi due, che sono satinati come vedete. Quindi non li uso quasi mai, perché nella piega difficilmente uso prodotti shimmer ultimamente, e quindi specialmente questi non li userei mai a tutta palpebra. Giustamente, allora vi faccio vedere, eccoli qua. Questo è quello di Paula P, questi due sono delle Elegantissimi. Non c'entrano niente, insomma, sono come tutti colori diversi assolutamente. Ribadisco che secondo me
sono complementari, cioè io le uso tutte e due a seconda di quello che mi serve, e non vi posso dire se dovessi sceglierne una quale sceglieresti. Non c'è una risposta, perché boh, magari prima prenderei una e poi prendere l'altra. Ripeto, questo 8 su 9 sono matte. Probabilmente sono sicura che qualche marroncino shimmer di questi ve li trovate anche in altre palette. Quindi non lo so, e valutate voi, soprattutto valutate anche in base alla carnagione e ai vostri gusti, ovviamente. Una cosa che volevo farvi notare della Elegantissimi, e vale sia per, no, fondamentalmente vale per gli ombretti opachi. Vi faccio vedere cosa, spero che si possa apprezzare cosa mi è successo nella cialda di Espresso e anche nella cialda di Butterfly. No, come la tiro fuori in buonanotte. Sì, si vede qua e anche in questa qua. Vedete queste palline, queste cose? Praticamente ho notato che man mano che si scava il prodotto, è andato a toccarlo con le dita, si formano queste palline così. E tra l'altro non so, avevo avuto lo stesso problema con un'altra cialda di neve, che adesso non mi ricordo quale, comunque. E credo che non sia neanche, non sono mai successo, l'avevo vista anche in giro da altre ragazze. Diciamo che questo non inficia il prodotto, nel senso che a me, cioè, continua a funzionare benissimo, questo è Espresso. Quindi non è che mi dia particolarmente disturbo questa cosa, però insomma volevo farvela vedere. Prezzo, l'Africa viene 40 euro. Non vi ho fatto vedere l'unico colore shimmer dell'Africa, che è Waka Waka. Cioè, me l'ho fatto vedere, in realtà l'ho fatto vedere altre 100.000 volte. Comunque, è Waka Waka, che sulla mia carnagione muore, quindi io non lo uso molto, sinceramente. Infatti se quando lo elimineranno, non so se penso che sarà il colore sacrificato. Spero, perché è l'unico che non uso, perché su di me non si vede molto, quindi dov'è? Eccolo. Cioè, non si vede proprio. Mentre per esempio sulla carnagione di Cristina, che è quello è qua, manco si vede, che è l'ombretto che aveva comprato al Cosmoprof, su di lei è un'altra cosa, quindi per dire, ecco, per questo dico, dipende dalla carnagione. E qui, mentre lo dicevo, 40 euro la quella di Palappi, 26,80 la Elegantissimi di Neve Cosmetics. Sì, qua ci sono 10 ombretti, là ce ne sono 9. La cialda è uguale, quindi parliamo sempre di cialde da 36 mm con 3 grammi, mi pare, di prodotto. Sì, 3 grammi. Ora qualcuno mi dirà, ma quella è troppo cara, tu non l'hai pagata, quindi che parli a fare? Infatti non mi esprimo, così evitiamo. Però potremmo parlare della qualità degli ombretti fino a domani mattina. No, a proposito di questo, questione polverosità o meno. Tanto secondo me da questo punto di vista si equivalgono. Tutto dipende sempre da come, da che pennello pucciate e come lo pucciate. Quelli di Palappi in particolare si devono prelevare con, cioè, una delicatezza, si devono prelevare con delicatezza perché sono molto pigmentati, scuotere sempre leggermente il pennello per togliere appunto l'eccesso, e siccome sono appunto molto pigmentati tingono subito, quindi anche se io avevo questa concezione che quando pucciavo il pennello sta cosa di scuotere l'eccesso, sì, va bene, evito il fallout e quello è chiaro, serve anche per quello soprattutto. Però sta cosa di togliere l'eccesso io la vedevo come sprecare prodotto, cioè, ma come, lo devo lavare praticamente, ne prendo di meno? No, in realtà prelevandone poco, togliendo quel po' di eccesso che magari può attaccarsi al pennello, essendo molto pigmentato riuscite comunque ad applicarlo benissimo. Quando gli ombretti sono meno pigmentati, quindi magari hanno meno pigmento rispetto al talco o ad altre polveri aggiunte nell'ombretto, questo discorso è relativo, nel senso che infatti per quanto riguarda i colori più scuri, tipo il nero e il marrone, magari questa cosa si nota di meno nell'Elegantissimi, ma per altri tipi di colori questo discorso, cioè, vi fa rendere conto che applicandoli, togliendo l'eccesso, dovete passare più volte affinché il colore si veda. Questa è una cosa, l'unica differenza che ho notato. Ma a parte quello, vi dico, le uso tutte e due indistintamente e mi piacciono entrambe indistintamente. Cioè, onestamente, le ricomprere... Di entrambe potete comprare le cialde singole. Sinceramente non so quanto convenga, perché soprattutto per l'Africa, cioè, 4 cialde, cioè una cialda è 10 euro circa, 10,90 mi pare, sì, quindi 4 cialde, vi prendete la palette, sono 9 ombretti, fate prima, insomma. Quindi, discorso packaging,
Questa, vabbè, la palette è inclusa nel prezzo. Questa qua io l'ho depottata l'Africa, perché era ancora, è ancora disponibile con la confezione quella di plastica. Che lo so che, cioè, la prima io non l'ho portata, infatti l'ho depottata. Questa palette io l'ho comprata su eBay, pagata tipo 4 euro, forse compresa di spedizione, una cosa del genere. Dico, io l'ho presa su eBay tranquillamente. Comunque, non so se lo sapete, se avete mai visto, ma quello è il tipico packaging che di solito, in cui di solito vengono venduti gli ombretti professionali. Per esempio, non so se avete visto mai le palette della Cinecittà Makeup, per esempio. Sono con addirittura sia le palette di ombretti che anche di correttori, e se non sbaglio anche delle cialde del fondotinta, hanno questo tipo di confezione qua. Comunque mi hanno assicurato che, non sono a me, a tutte, che a settembre, o comunque presto, verrà fatta con un nuovo packaging, verrà sacrificato un ombretto, perché 9 posti, cioè rimarrebbe spazio inutile, insomma. Io spero che tolgano Waka Waka, ma perché è l'unico che tanto non lo uso, vabbè. E basta, questo è quanto, non mi pare di dover aggiungere altro. Se mi sono dimenticata qualcosa, chiedetemi e vi rispondo nei commenti. Un bacione, ciao ciao!